Buongiorno a tutti ragazzi, buona domenica a tutti ovviamente, ben ritrovati in questo nuovo video. Prima di continuare, già lo avrete visto dal titolo ovviamente di cosa andremo a parlare, ma prima di continuare ovviamente vi chiedo di lasciare un mi piace, iscrivervi soprattutto al canale che non costa nulla e mi date una mano, mi supportate, attivate la campanella per non perdervi nessun nuovo contenuto e ditemi la vostra qui sotto nei commenti su questa Lever Cup 2021 e anche magari sui tornei di tennis che affronteranno i giocatori in questa settimana che verrà e sulle finali che si stanno svolgendo, anche che si svolgono, si devono svolgere nella giornata di oggi, ma anche sulla domenica sportiva in generale, se volete, sul calcio. In generale per l'Italia l'appuntamento clou qual è? Ovviamente il mondiale di ciclismo al maschile, perché ormai sognare non costa nulla, sappiamo che è molto più difficile già rispetto a ieri in cui siamo stati ovviamente campioni del mondo al femminile con Elisa al balsamo e andate a recuperare il video ovviamente, ma ripeto, per quello che abbiamo visto in quest'estate, in quest'annata ormai nulla è più impossibile, quindi godiamocela, sereni, sarà una grande gara, ci saranno tanti corridori che si daranno battaglia, un grandissimo pubblico sulle strade, quindi grande spettacolo. Ma riavvolgiamo il nastro, non andiamo fuori tema e concentriamoci su questa Lever Cup 2021. Oggi, giornata finale, una competizione che si snoda, per chi non lo sapesse, su 3 giorni, è iniziata l'altro ieri, poi ieri e oggi l'ultima giornata. Qual è la particolarità di questa competizione? Che si affrontano giocatori europei contro giocatori del resto del mondo per un totale di 12 giocatori, quindi 6 per parte. Ci sono due coach, il coach dell'Europa è Bjorn Borg, ovviamente Borg, e il coach del resto del mondo è John McEnroe. Ovviamente poi ci sono dei vice allenatori, se non erro Enquist per l'Europa e Patrick McEnroe, il fratello di John McEnroe, per il resto del mondo. Nella prima giornata gli incontri assegnano un punto, quindi un giocatore europeo batte uno del resto del mondo 1-0. Nella seconda giornata questi incontri invece valgono 2 punti, nella terza giornata 3 punti e la prima squadra che arriva a 13 punti vince di fatto la Lever Cup. È stata fondata questa competizione, che all'inizio era vista un po' più in maniera, diciamo, era più una cosa per divertirsi, una cosa un po' più giocosa, scherzosa. C'era sempre della competizione, ma assolutamente nelle prime 2 edizioni, ad esempio, non c'era assolutamente la grinta, la tenacia, la serietà in campo che c'è nelle ultime edizioni, soprattutto quest'anno. Cioè, ogni anno che si va avanti viene sempre più presa in considerazione seriamente questa Lever Cup. Ditemi qui sotto nei commenti cosa ne pensiate voi su questa cosa, ma la sensazione che ho avuto io è proprio questa. La particolarità è che un anno si gioca in Europa, un anno nel resto del mondo, fino ad ora si è giocato praticamente in America, non solamente in America. Prima edizione nel 2017, tutte le edizioni sono state vinte dall'Europa fino ad ora. 2017 si è giocato a Praga, 2018 a Chicago, poi lo vado a vedere subito, 2019 a Ginevra e ha vinto ancora una volta l'Europa. Nel 2020 non si è disputata perché in concomitanza era stato inserito il Roland Garros, ovviamente causa Covid si è scombinato tutto all'interno del calendario, e nel 2021, quest'anno, si rigioca in America a Boston, al TD Garden, insomma un'arena veramente iconica, lo è stato e lo sarà per molti sport, casa dei Boston Celtics ovviamente. Cioè, che cosa ve lo dico a fare? Se conoscete un pochino i palazzetti americani, il TD Garden è un qualcosa di iconico, come il Madison Square Garden e come molti altri, insomma. Che dire, andiamo a vedere subito le partite che si sono disputate, perché
C'è ovviamente anche il nostro Matteo Berrettini, che fino ad ora ha giocato due match, uno in singolare, veramente tosto 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 contro il suo amico canadese Ojeda Liassim, e un altro in doppio perso, e quella è l'unica sconfitta finora dell'Europa in questa Lever Cup. L'Europa che è avanti 11-1, quindi sta distruggendo il resto del mondo per il momento, ma lo si poteva anche intuire comunque all'inizio di questa competizione che l'organico dell'Europa era abbastanza, cioè, come posso dire, più favorito rispetto a quello del resto del mondo, perché ci sono giocatori del calibro di Tsitsipas, un Ruud che è in una forma, in un momento pazzesco, Berrettini, Zverev, Medvedev, neocampione dello US Open, quindi, cioè, che cosa ve lo dico a fare? E andiamo subito a ritroso e partiamo dalla prima giornata in cui si è giocata. Prima partita assoluta è stata Casper Ruud contro Reilly Opelka, Ruud che batte Opelka 2-0, 6-3-7-6. Poi Berrettini contro Ojeda Liassim, una partita durata 3 ore, ovviamente, cosa che mi sono dimenticato di dire, se non lo sapeste, insomma, si gioca indoor sul cemento, ovviamente. TD Garden è al chiuso, l'arena di Boston, e Berrettini vince al terzo, al super tiebreak, 10-8, e è l'emblema, cioè, di come vincere una partita pur giocando male, perché non è stato un Berrettini brillante, ma con l'intelligenza, con l'esperienza anche, nonostante non sia vecchio, sportivamente parlando, Berrettini, ma ormai ha acquisito un'esperienza tale che può vincere, aiutandosi con il suo grande servizio, anche partite in cui gioca così e così. Ojeda Liassim, ovviamente, il solito giocatore dal quale vediamo ottime cose, alternate però magari a errori banali, passaggi a vuoto durante il match. Tutto questo ha fatto sì che il primo set terminasse 7-6 per Ojeda Liassim, il secondo 7-5 per Berrettini, e si andasse quindi al super tiebreak, poi vinto con freddezza da parte di Berrettini, 10 punti a 8. Andiamo a vedere. Sì, poi nella notte italiana, però considerata sempre prima giornata ovviamente della Lever Cup, si è giocata la terza partita di giornata. Schwartzman contro Rublev, il russo vince 11 punti a 9 al Super Tiebreak, quindi anche questa partita molto tirata. Il giorno dopo, ossia ieri, sabato, Tsitsipas batte Kyrgios 2-7-0, quindi vedete come si scelgono anche giocatori capaci anche di dare dello spettacolo, ovviamente. Quando c'è in campo Kyrgios può succedere di tutto, e il pubblico non aspetta altro che esaltarsi, delle volte Kyrgios esagera comunque, e questo lo sappiamo. Zverev batte Isner 2-7-1, partita molto tirata fra due che tirano veramente forte, soprattutto al servizio, riconosciamo due stampelloni, soprattutto Isner al servizio è un martello, e Zverev lo batte al super tiebreak 10 punti a 5. Nella seconda giornata si gioca anche un match di doppio, quello appunto perso da Berrettini in coppia con Sasha Zverev, e vinto invece da Isner e Shapovalov 2-7-1, 10-1 super tiebreak dominato da parte della coppia del resto del mondo, o meglio, della coppia canadese-americana, sì, Shapovalov e Isner. E questa notte invece, quindi sempre però per quanto riguarda la giornata di sabato in America, Medvedev batte Shapovalov nettamente 6-4, 6-0, mentre per quanto riguarda il doppio, Rublev e Tsitsipas battono Isner e Kyrgios 2-7-1, vincendo al Super Tiebreak 10 punti a 4. Quindi questo è quello che è accaduto fino ad ora. Oggi, per quanto riguarda i doppi, ci sarà Rublev, Zverev contro Opelka, Shapovalov, mentre per quanto riguarda i singoli,
singoli, singolare, Zverev, Ocerelli-Assim, Medvedev, Schwarzman e Tsitsipas, Isner. Sinceramente non ricordo bene, perché se l'Europa dovesse vincere un altro match, ovviamente guadagnerebbe 3 punti e credo che matematicamente abbia vinto, sì, la Lever Cup. Quindi non so se gli altri match si giocheranno ugualmente, presumo di sì perché anche per lo spettacolo, ma non sono sicuro. Se sapete qualcosa al riguardo, perché adesso mi sfugge sinceramente, ditemelo ovviamente qui sotto nei commenti. Buon proseguimento di giornata a tutti, buona domenica ancora a tutti e al prossimo video.